Amiche e amici trasformabili, bentornati. Questa è la video recensione di Unique Toys Mania King. Sigla. Partiamo quindi subito dalla modalità più forte, secondo me, il robot. Come vediamo è ovviamente un Galvatron che può andare benissimo nella serie, diciamo, nostalgica, cioè quella che è partita con la Classic, Universe 2.0, Rebel Leader, Generation o quello che vogliamo. In ogni caso è scolpito veramente bene, colorato altrettanto bene. Ci sono tanti dettagli colorati in rosso, in argento. Le gambe forse, se vogliamo, sono un po' troppo bianche, le avrei preferito di un grigio chiaro, però non è che stoni, ecco. Ha anche il suo cannone caratteristico, che è orientabile e ovviamente staccabile. E zaino praticamente non ne ha, è davvero 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 molto bello. Anche come materiali si sente che è molto buono, anche confrontandolo con le precedenti uscite di Unique Toys, che era il loro non Preda King, quello economico, se vogliamo. Posabilità, anche qui si difende molto bene. I piedi possono andare in alto e in basso grazie a un perno della trasformazione, mentre hanno un perno anche per essere inclinati in modo da farlo stare a gambe aperte, come abbiamo visto. Hanno un perno per cui può far girare la gamba alla coscia e uno identico al ginocchio. Questo serve per la trasformazione, però. Il ginocchio può piegarsi a quasi 90 gradi, lasciando però questo, diciamo, buco, però le ginocchiere possono inclinarsi coprendo il buco, per cui direi che è fatto molto bene. Qui sulle anche ci sono queste due guardie che possono essere sollevate, servono anche per la trasformazione, ma anche per lasciare libero il movimento delle gambe, che può arrivare quasi a 180 gradi ed è molto buono. In avanti è molto libero, volendo si può anche alzare il gonnellino, per cui arriva quasi a 90 gradi. Indietro purtroppo è ostacolato da questa parte che non è su cerniera, per cui non si può sollevare, purtroppo. Le spalle sono su articolazione a scatti, sia per farle ruotare avanti e indietro che per, ops, aprirle. E l'articolazione è particolarmente solida. Abbiamo una rotazione al bicipite, il gomito che può piegarsi di circa 90 gradi, molto buono, però purtroppo il gomito è articolato verso l'interno rispetto a come è fatto il pugno, e il pugno non può ruotare, e questo è il difetto principale del modello. Comunque le dita possono aprirsi. Abbiamo un'articolazione anche sul bacino, può ruotare di 360 gradi, e infine la testa è su ball joint, per cui può annuire, girare la testa e tutti i suoi movimenti. Davvero molto ben articolato. La colorazione, come dicevo, è fatta bene, però non mi convince al 100%, nel senso che qualche particolare mi sarebbe piaciuto di un colore diverso, anche se so benissimo che iconicamente il personaggio è con questi colori, però la cresta mi sarebbe piaciuta di un colore diverso, non monocromatica viola, anche se, ripeto, so che il personaggio aveva la cresta dello stesso colore dell'elmo, però
Non so, secondo me ci sarebbe stato di un altro colore, così come alcuni piccoli particolari mi sarebbe piaciuto vederli colorati, tipo qua sulle spalle o sul petto o sulle braccia. Comunque è una cosa comunque solo personale, non è un difetto oggettivo del modello. Confrontiamolo con giustamente il Galvatron che è uscito nella linea Universe 2.0 e vediamo che decisamente più alto. È quasi un Voyager questo Maniaking. Se vogliamo una misurazione precisa, è alto 17 cm e mezzo alla testa e 20 cm alla punta di qualcosa lì dietro. Bene, detto questo, direi che possiamo passare alla trasformazione. Passiamo dunque alla trasformazione. Primissima cosa da fare, tra rimetterlo diritto, è togliere l'arma e l'arma si separa in due. Ora mettiamolo via. Solleviamo entrambe le braccia in modo da togliercele dai piedi. Chiudiamo i talloni, portiamo il piede indietro e lo ruotiamo. Ora apriamo le gambe e questi due pannellini grigi li raddrizziamo. Ora una cosa un po' particolare, tutta questa parte bianca, questa, si solleva su un perno e ruota di 180 gradi. Solleviamo questa parte. Portiamo in alto la gamba in questo modo. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Piede, prima la gamba. Questa articolazione è particolarmente solida, non c'è pericolo di rottura. In questo modo possiamo. L'arma si fissa tramite questi perni, in questi buchi qua. Fissiamo da una parte, dall'altra, e facciamo combaciare i due semicerchi in modo da formare il barrel. Mi è sempre piaciuto vedere questo modello in questa posizione perché sembra che stia cavalcando un cannone. In ogni caso, continuiamo con la trasformazione. Allarghiamo le braccia facendole staccare dal petto. Così. Questa parte la solleviamo, pieghiamo la punta e pieghiamo verso l'alto. Solleviamo la testa e tutta questa parte ruota su se stessa, andando a richiudersi qua dietro, facendo chiudere questo perno in questo slot. E ci vuole un po' di pressione, finché fa click. Ora, qua dietro srotoliamo tutta questa parte, in questo modo. Chiudiamo questi pannelli delle braccia raddrizzandole, così, e le braccia stesse si aprono in due, di cui una metà scorre verso il basso su una doppia cerniera e l'altra si apre, così. Dopodiché si può richiudere il pugno. Fa la stessa cosa dall'altra parte, questa si apre, questa scorre, si richiude il pugno e si uniscono le due metà, in questo modo. Ora torniamo al torace, pieghiamo la testa dall'altra
dentro al torace. Le sparigliere le apriamo e tiriamo fuori queste parti. Pieghiamo il petto verso l'interno e facciamo combaciare la testa qua sotto. Raddrizziamo il tutto in modo che così sia bene perpendicolare al piano. E infine questo pezzo di arma lo si infila in questi slot qua sopra per riempire il buco qua. Tiriamo giù queste alette ed ecco qua Galvatron in modalità alternativa. Eccoci quindi alla modalità alternativa, che è un cannone, una stazione mobile o qualcosa del genere. Comunque rispecchia benissimo la sua modalità del G1. Ed è ben fatto. È ben fatto perché, come detto, rispecchia la sua modalità del G1, però per me ha poco senso. Non sono un grande fan di cannoni, postazioni mobili o comunque forme non ben definite. Per cui mi piace, è fatto bene sicuramente. Però se fosse stato, che ne so, un carro armato come il Generation l'avrei preferito sicuramente. Comunque è una scelta stilistica di rimanere fedeli al personaggio a cui si ispira, per cui va benissimo. Se vogliamo confrontarlo con il G1 che era bello grosso, è questo coso qua, e questo è Mania King, per cui decisamente più piccolo, senza ombra di dubbio. Però anche meglio fatto e più, diciamo, camuffato. Come lunghezza siamo sui 21 cm. Per cui non è neanche piccolissimo, ecco. È una dimensione ragguardevole. Fatto molto bene, scolpito bene, di nuovo qui ancora di più si vedono i particolari colorati e sono ben evidenziati, per cui assolutamente niente da recriminare su questa cosa. Non rolla perché non ha le ruote, l'unica cosa forse è la testa che semi spunta da qua sotto, però è un particolare, ecco. Guardato così neanche si vede, anche perché è praticamente appoggiata al pavimento quasi, anzi senza il quasi. Comunque, boh, è bello, niente da dire, non mi convince, di nuovo. Per cui passerei alle conclusioni. Eccoci arrivati alle conclusioni. Che dire di questo mannequin che ho affiancato al Galvatron G1? Sicuramente un bel modello, ben fatto, ben colorato, ben scolpito, ha una trasformazione molto interessante. E l'unica pecca è che la modalità alternativa è un qualcosa di non meglio definito. E ne abbiamo avuti fin troppi in questi ultimi anni, soprattutto pensando a Shockwave prima del terzo film e poi quello di Prime. Per cui se state diventando allergici e refrattari alle forme alternative non ben definite, valutate bene l'acquisto. Per chi è fan del personaggio invece, questo è un modello assolutamente da prendere. Secondo me non c'è una rappresentazione migliore di Galvatron tuttora. Detto questo, vi lascio con i soliti saluti. Commentate, iscrivetevi, mettete mi piace, visitate autorobot.it, il mio canale di YouTube, e non faccio solo
recensioni di Transformer, ma anche di videogiochi e altro. E, boom, alla prossima. Ciao ragazzi.